schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi faccio un breve video tutorial perché alcune persone non sanno come rendere pubblico il proprio canale e quindi vi vado a fare questo breve video tutorial. Allora, quell'altro che avete visto è il mio canale secondario, ovvero il canale della Crew ragazzi. Allora, in primis vi ricordo, iscrivetevi al canale ragazzi e attivate la campanellina. Attivate la campanellina per essere sempre aggiornati su tutto quello che farò, su tutto quello che pubblicherò ragazzi, e vedremo, proveremo a fare grandi cose insomma, e questo è il senso ragazzi. Quindi una volta che avete fatto ciò, c'è un altro passaggio ragazzi: per partecipare a tutti i miei contest che io faccio bisogna avere dei requisiti che io ho spesso elencato ma molti non hanno. Allora, per adempiere a questi requisiti ragazzi bisogna andare in impostazioni nella rotellina, oppure se non vi dà la rotellina, come nel mio caso nel mio canale principale non mi dà la rotellina, andate in basso in lingua, cambiate lingua, mettete una lingua che non sia l'italiano e vi darà l'impostazione. Allora, che cosa dovete fare ragazzi? Dovete togliere la spunta, se ce l'avete, su queste tre opzioni in maniera tale che io possa vedere le vostre iscrizioni, le vostre playlist, insomma dei video piaciuti e tutto il resto, insomma, in maniera tale che io poi posso fare i cazzi vostri ragazzi, perché altrimenti se non avete questi requisiti, quando io andrò a fare i contest, se sarete estratti non vincerete. E questo ragazzi è fondamentale, fondamentale, perché io devo poter vedere magari a chi do i crediti, a chi do un account moddato, a chi do altre cose, insomma, no? Perché non sarebbe giusto. Comunque ragazzi, una volta che avete spuntato quelle tre caselline, io adesso le ho rimesse perché nel mio canale secondario tengo tutto privato, una volta che avete spuntato premete ok e automaticamente avrete il canale pubblico ragazzi. Allora, in questo caso io vi faccio vedere, per esempio, se vado nelle playlist, che adesso io ho tutto privato, i miei video piaciuti spuntano con il lucchettino sotto, quindi gli altri non sono in grado di vedere cosa a me piace e cosa non piace. Quando noi mettiamo un like sotto un video, automaticamente andrà a finire nella nostra lista video piaciuti e chiunque potrà vedere cosa ci piace e cosa non ci piace. Quindi vi ricordo ragazzi, adesso vi faccio rivedere. Allora, spuntando queste tre caselline, come io ho appena fatto, scusate ma ho schizzato il mouse, devo rispuntarle e confermare, e spuntando queste tre caselline ragazzi e premendo ok, voi renderete il vostro canale pubblico in maniera tale che io posso vedere tutto. Adesso, come state vedendo, nella mia playlist video piaciuti non c'è più il lucchettino, quindi significa che la playlist delle Tigri di Roma, che è il mio canale secondario, è pubblica. Io adesso vado a rimettere tutto privato e nulla. Come dicevo ragazzi, vi ho spiegato prima, se non avete questi requisiti, i requisiti di cui vi chiedo in ogni contest, se verrete estratti non vincerete, e poi causerete anche più lavoro a me, che io dovrò star lì e riestrarre fino a che non troverò quello iscritto al canale. E sinceramente regà, è una bella rottura dei coglioni. Questo lo dico, io mi rompo il cazzo a fare un'estrazione dei 25 minuti perché voi non ci avete i cazzo dei requisiti e siete solo capaci a scrivere partecipo e partito. E quindi nulla. Io vi ricordo, questi sono i requisiti. Questo è il mio canale, ragazzi. Attivate la campanellina. Vi auguro una buona permanenza sul mio canale. Spero che i miei contenuti vi piacciono, spero che vi iscriviate e mettete tanti mi piace, aiutatemi a crescere e arrivare sempre più in alto.
Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.